tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Io, invece cittadina d'altre allegrie, con il mio passo da straniera in mezzo alla mia città. Anche oggi la solita storia. Evidentemente il mio modo di essere non piace a nessuno. Sembra che io non vada mai bene. Ma perché? Guarda chi arriva, sembra pronta per andare al circo. Oh mio Dio, sembra un'immigrata. Oh, guarda i capelli, ma si vede la mattina prima di uscire. Ma che sfigata, si veste meglio mia nonna. Ciao Laura. Ah, ciao. Ma io volevo chiederti... Me lo dici dopo. Ma io dovrei cedere. Ma... anche Laura mi volta le spalle, che stronza. Ma perché dovrei diventare una pecora uguale a loro? Devo farcela. Io sono così e devono prendermi per quello che sono. Ragazzi, adesso vi do degli esercizi, li scrivo io alla lavagna e saranno esattamente dello stesso tipo di quelli della verifica, ok? Perciò io vi metto i testi e poi voi li fate qua. Dov'è Pietro? Pietro, tu hai sicuramente almeno 10 minuti più di loro e fai quelli che riesci a fare. Beato a lui. Ok? Sì, ma ti pare giusto? Va bene? Allora, stasera andiamo alla festa di Gianluca. No, ma fammi capire, devo portarmi dietro pure lei e stasera c'è anche Giovanni. No, no, non se ne parla. No, no, non si fa la festa. Gianluca ha problemi. Invece, passami le risposte che non so nulla. Ma va che stronza. Stamattina non mi guardi neanche e adesso vuoi le risposte da me. Vabbè. Ma Laura è strana, sempre più distante. Ma perché? Cosa ho fatto? Boh, non la capisco più. Ciao Laura, tutto ok? Sì, sì, perché? Ma cosa è successo Gianluca? Perché non fa più la festa? Ma non lo so, i suoi forse non vogliono, ma comunque io ho già deciso di non andarci. Ma sai stamattina cosa ho visto sul treno? Due ragazzi, una bianca e una nera, si insultavano. E quella nera ha menato quella bianca, ma si può. Ma io l'avrei presa a schiaffi quella nera lì però, eh. Oh, ma che palle, qui non si va più avanti. Ma guarda questo, c'ero prima io. E adesso ci sono io, qual è il problema? Il problema è che tu non ci rispetti. Ma cosa vuoi? Ma ti sei vista? Ma lasciami stare. Oh, ma avete visto cosa ha fatto? Non si può. Guarda che non ti conviene metterti contro di lui, stai tra, eh. Ma non è giusto. Sai quante cose non sono giuste? Ma le vuoi prendere? Allora ragazze, per la festa di Gianluca, 9 in punto sotto cosa? Casa mia. Ma che falsa. No, non ti credevo così. Vabbè, con me hai chiuso. Grande giornata di merda. Persa un'amica. La mia unica amica. Basta! Ma perché è così difficile vivere senza farsi la guerra? Tutti sempre pronti a giudicare, ad aggredirsi. L'intolleranza è sempre in agguato. E appena molli un po' la guardia,
ti salta addosso. Non ce la faccio più! Speriamo che qualcosa migliori. Ve ne siete andati, amici. Ora, nuovamente sola, conto i vostri passi. Sola come ieri e come domani, come questa notte di luna. E tornerete domani e dopodomani a rapirmi altre gocce di gioia. Ciao Laura, bel vestito che avevi ieri alla festa. Ma quale festa? Ma cosa stai dicendo? Guarda che ho visto le foto su Facebook. No, dai, ti prego, non prendertela, lo sai che quella ora è fatta così, andiamo dentro. Beh, ragazzi, iniziamo l'assemblea. Dai, comincio io. In questa classe c'è un problema. Diciamo tutti quello che pensiamo. Lui prende sempre la sufficienza perché è dislessico. Certo, a lui danno anche più tempo. E poi ha anche le interrogazioni programmate. E così è facile, a me non sembra proprio giusto, eh. Dai, smettetela di dir cavolate. Stai zitta, dai. Ecco, bel risultato. Razzisti, nazisti, schiavisti, fedeli e infedeli. Basta! Vabbè, andiamo avanti. C'è qualche altro problema? Magari un po' più serio. Finalmente soli, caro diario. Io non riesco più a stare tra i miei simili. Tutti che si urlano addosso, che sparano cazzate. Ma come si può convivere pacificamente? Siamo tutti bravi ad andare in piazza e a gridare pace. Ma poi, tutti i giorni, tutti sono nemici di tutti. Ma sono io fuori giro? Nonna, come mi manchi. Mi mancano tanto le tue parole. C'è un'ora per la terra? Ed è l'alba di essere in sovrumana pace. E un'altra ora vi è per l'amore. Quando la luna ride in sfavillio di diamanti per i poveri sul mare. Allora gettate via i coltelli. Riprendete tra le mani il cuore grande di quando eravate fanciulli. E mi domando cosa si deve fare. E certo lottare. E non solo parlare, fare vini, far cessare l'orrore. Mi chiedo se può bastare solo l'amore. Cioè, mi dà anche della stronza. Peggio del girata. Non sopporto più la situazione, tutte false, poi c'è quella stronza di Laura, che sarei io, che più falsa ed egoista di lei non ce n'è, ma si è vista. Oh, dammi qua, ci penso io, adesso gli scrivo qualcosa. Bassa le ali, chi ti credi di essere. Non sarai mai come noi, non sperarci. Sei e resti una sfigata. Cos'è sta cosa? Certo che non sono come voi, non voglio neanche esserlo! Voglio solo avere degli amici come tutti, non si può! Mi sento un personaggio in prestito a queste ore lentissime, quasi uno straniero di cui non mi sovviene il nome. Dovremmo chiamarti Chicca. O meglio, Checca. Dove sono finiti i miei vestiti? Sono i tuoi vestiti. Credevo fossero dagli stracci. Tranquilla, Deborah. Ti accompagno dopo un cassonetto alla Caritas, così dopo ne trovi tantissimi. Ma dai, smettila. Ma che bastardo. Sì, adesso stanno esagerando. Thank you.
non sappiamo assolutamente perché, ma dopo la palestra, dopo l'ora di ginnastica, è uscita di corsa dalla strada, ancora con la tuta, e quando è arrivata alla strada ha avuto un incidente. Adesso ha chiamato il papà dall'ospedale dicendo che Deborah è gravissima, Deborah in coma. E danzare, finché la gente torni a sorridere. E non chiedere nulla, nemmeno la fede. Cantare all'amore, espandere gioia con gli occhi colmi di bellezza. Tu lo sai che il mondo non ti accetta mai per quello che